Questa ottava edizione di questo premio che si svolge a Sant'Agata da 3 anni, quindi prima si svolgeva ad Ortanova e noi abbiamo ritenuto opportuno negli anni addietro realizzarlo qui a Sant'Agata, che è la città appunto che ha dato i natali all'onorevole Cavaliere. È un premio che noi realizziamo coinvolgendo i ragazzi della scuola, un premio sulla legalità, quindi lezioni di legalità che portiamo avanti con l'avvocato Castamaggio, con l'avvocato Cavaliere e altre personalità qui a Sant'Agata. È un premio che viene realizzato soprattutto in questi anni, è stato soprattutto realizzato, ci ha dato la possibilità di realizzarlo la famiglia Cavaliere e in special modo la signora Palazzo, che era la vedova dell'onorevole Cavaliere. E questa manifestazione doveva essere tenuta il 10 di maggio, poi è venuta a mancare proprio la moglie dell'onorevole Cavaliere e quindi si è ritenuto opportuno rinviare questa manifestazione. Quindi io, prima di iniziare, inviterei tutti quanti insomma a fare un minuto di raccoglimento appunto per la morte della vedova dell'onorevole Cavaliere. Va bene, grazie molto. Allora, prima di iniziare è doveroso insomma da parte mia e anche da parte dell'Uni3, dei 5 Reali Siti, chiaramente ringraziare tutti quanti voi, ringraziare tutte le personalità che sono qui al nostro tavolo. Quindi voi già conoscete la professoressa di Giorgio Cavaliere, che praticamente diciamo che l'anima poi di questa manifestazione, lei che ha iniziato a portare avanti questo discorso e appunto insieme alla Prologo di Sant'Agata sta continuando con questo discorso. Poi c'è l'avvocato Castamacchio, che è il tutor di questa manifestazione, lui che ha curato diciamo tutti gli incontri con i ragazzi e quindi insomma è stata una figura importantissima per tutti quanti noi e per i ragazzi. E dopo il preside della scuola, che è il preside del Pacinotti di Foggia, che insomma ci dà la possibilità insieme ai docenti della scuola di Sant'Agata, al professor Paglia, ma a tutti quanti i docenti, di poter realizzare questa manifestazione. L'onorevole Salvatori è una vecchia conoscenza di questo premio, non è mancato in nessuna delle edizioni e ci fa piacere. E poi l'onorevole Gianni Mongiello, che quest'anno ci ha dato il piacere di venire. Non per ultimo, ma c'è il nostro sindaco, il nostro, come dicevo prima, giovane sindaco, che è chiaramente insomma, è stato eletto qualche giorno fa, quindi la sua prima uscita ufficiale, quindi grazie, insomma ci fa piacere. E poi insieme a lui c'è Nadia Rinaldi, che è un maggiore consigliere comunale, e ci fa piacere di questa cosa, anzi colgo l'occasione per fargli gli auguri per un buon lavoro per questi anni che vi aspettano in questo paese. Allora, professoressa, io penso che sia il caso. Sì. Mi associo ai saluti che sono stati già fatti da Gerardo Leonetti, ma io penso che il mio contributo sia sempre condizionato a quello che i sant'agatesi, in particolare Gerardo Leonetti come rappresentante della Prologo, hanno voluto realizzare in questi anni per la memoria dell'onorevole Stefano Cavaliere, concittadino appunto. A poco più di un decennio dalla sua scomparsa, anche tragica scomparsa, noi siamo qui con l'ottava edizione del premio
come è stato, io intanto mi associo ai saluti che sono stati già fatti per tutti i relatori che sono al tavolo, per la loro presenza e anche per voi che siete qui a questo evento, che partecipate a questo evento. La figura dell'onorevole Stefano Cavaliere sarà delineata come gli altri anni dalle illustri personalità che sono qui, che vengono di volta in volta con grande piacere per ricordarci chi è stato e che cosa ha realizzato nella sua vita. Io devo ringraziare anche i ragazzi che sono quelli che partecipano, che ci consentono di realizzare questo premio, in particolare negli ultimi 3 anni hanno collaborato, hanno partecipato. In questo anno abbiamo cercato di guardare la figura dell'onorevole Stefano Cavaliere dal punto di vista di parlamentare, quelle che sono state le sue proposte di legge, quello che voleva fare per il suo territorio e anche per la Puglia, per il nostro meridione. Di questo l'avvocato Guastamacchio, in qualità di avvocato, in qualità di colui che ha proposto questi temi, ci darà le sue giuste considerazioni. Io posso dire soltanto che ognuno di noi si porta il suo bagaglio culturale, ma anche le sue idee politiche, il suo concetto di società nella vita e poi nella professione che esercita, nella sua professionalità. Però è importante anche il ruolo della scuola. Abbiamo questa sera anche il preside Pacinotti, il professore Paglia, che è responsabile della sezione di Sant'Agata, e anche gli insegnanti hanno dato il loro contributo. Senza il loro contributo non sarebbe stato possibile realizzare anche quest'anno il premio. E quello che ci tengo a mettere in evidenza è proprio che una scuola, perché sia veramente operativa sul territorio, il preside poi farà il suo intervento, esporrà le sue idee, deve fare rete, è un termine che si usa molto oggigiorno, con tutte le agenzie del territorio, quindi da quelle predisposte proprio all'educazione dei ragazzi a quelle istituzionali e anche ai privati cittadini che danno la loro collaborazione, il loro contributo. Tutto ciò è il risultato di manifestazioni come quella di questa sera, per la quale io ogni anno, quando ci avviamo con Gerardo Leonetti, io ho sempre qualche preoccupazione, perché non è facile realizzare un progetto così avanzato, anche diciamo che vuole raggiungere dei risultati anche concreti. Però poi quando mi trovo a fine anno in questa cerimonia in cui devo fare un po' il punto di quello che abbiamo realizzato, devo dire che siamo stati tutti bravi, che abbiamo lavorato bene, che i ragazzi hanno collaborato, la scuola ancora una volta ha dimostrato di essere avanti nel concetto di quella che è l'educazione che bisogna dare ai ragazzi. E non posso che complimentarmi anche quest'anno con quelli che sono stati i risultati e anche con grande fiducia per il futuro, perché questo premio possa avere una vita anche futura, sempre con la collaborazione di Sant'Agata, con la collaborazione dei suoi cittadini e che possa appunto vivere a lungo per ricordare la memoria di una persona che ha lavorato per il nostro territorio, si è dedicata. Proprio in questi giorni ricordavo i suoi viaggi, le sue tante attività, il suo studio sempre disponibile a quelli che avevano bisogno di un consiglio, di un aiuto. Quindi non possiamo dimenticare queste persone, le dobbiamo ricordare e dobbiamo anche esprimere la nostra riconoscenza in tanti modi, e quello del premio è uno dei modi per esprimere questa riconoscenza. Quindi io ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Quindi adesso passiamo la parola al preside della scuola. Generalmente, buonasera. Parlo sempre di loro, mi sento più a mio agio, proprio perché il timbro di voce poi è sempre... ringraziando di Dio sono ben dotato e quindi mi sento più a mio agio senza microfono. Buonasera, vi volevo ringraziare, porto i saluti a tutti i presenti della comunità scolastica che rappresento, come è stato detto, l'IPSIA Pacinotti, a cui siete staccata, cioè la sede principale, l'IPSIA Pacinotti
invianato la foggia e praticamente la sezione staccata, una delle sezioni staccate della Pistia Bacinotti è l'istituto professionale di Sant'Agata Pier Giorgio Frassassi, il cui chiaramente abbiamo partecipato a questo progetto. Noi lo denominiamo progetto per usare una terminologia scolastica, progetto di educazione alla legalità. I ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento e ci ha trovati favorevoli nello sposare questo progetto e insieme, come diceva la professoressa, facendo rete con la Proloco, con l'associazione, con il premio Stefano Cavalieri, ma soprattutto con il comune di Sant'Agata, ci ha trovati favorevoli a questo progetto, a portarlo a termine, iniziare a portarlo a termine. La collaborazione è stata forte e ben voluta dagli insegnanti della sede staccata, e vedo numerosi che ringrazio e saluto, in particolare il professor Paglia, che è praticamente il vicepresidente, diciamo, chiamiamolo con un vecchio appellativo, vicepresidente. Ma ringrazio soprattutto i ragazzi che sono stati entusiasti, sono stati ben condotti dagli insegnanti e dai relatori. Hanno voluto, per il terzo anno consecutivo, dedicare qualcosa di loro, non di scolastico, mi spiego meglio. Questi incontri li hanno fatti durante le assemblee d'istituto, quindi è stata una scelta personale. Quindi loro potevano dedicare queste ore a altre tematiche, altre situazioni che loro ravvedevano di mano di noi. Invece hanno voluto aderire a questo progetto e hanno fatto onore poi alla persona che praticamente poi il premio. Gli avvocati relatori, vi ringrazio vivamente perché i ragazzi ho sentito parlare benissimo e vi ringrazio per il tempo che avete dedicato ai nostri ragazzi. E la cosa principale però che vorrei sottolineare è che l'esempio, sono stati i temi, l'esempio che Stefano Cavaliere può dare ai nostri ragazzi, ed è proprio gli argomenti delle tematiche sono state trattate, i seminari sono stati trattati, hanno preso spunto da iniziative di legge che l'onorevole ha proposto, e quindi praticamente sono state ampiamente discusse e recepite dai nostri ragazzi. E quindi penso che questo esempio valga più di 100.000 testi scolastici e di altri insegnamenti che la vita ci possa dare. Vi ringrazio, siamo noi in qualità di scuola che vi ringraziamo di averci dato questa opportunità e che voi avete dato il vostro tempo dedicato ai nostri ragazzi. Grazie a nome di tutta la comunità. Grazie Presidente, siamo noi che ringraziamo la scuola, ringraziamo i ragazzi che ci danno appunto la possibilità di entrare in queste scuole che spesso, io lo dicevo qualche altra volta, spesso sono scuole considerate marginali, scrivo scuole e dice vabbè andiamo a professionale, cioè voglio dire, spesso queste scuole non sono molto considerate, invece noi vi ringraziamo ed è giusto insomma dare il nostro apporto alla crescita di questi ragazzi. Sindaco, ti tocca. Signori, buonasera. Sono qui a nome mio personale e di tutta la nuova amministrazione, porto il saluto di tutta l'amministrazione. E intanto voglio complimentarmi con il lavoro fatto dall'amico Gerardo Lionetti e dalla Proloco di Sant'Agata per questa ottava edizione. La mia presenza e quella della collega Nadia Rinaldi sta a dimostrare, come dire, come l'amministrazione è vicina alla Proloco e a questo tipo di iniziativa e quindi al premio Stefano Cavaliere. Voglio salutare tutti gli amici relatori, gli studenti e i partecipanti, i cittadini e i partecipanti a questo importante premio. Perché quando si parla di cultura della legalità e si comincia a parlare di legalità nella scuola, sicuramente tutti i ragazzi, voglio dire,
si riconosce un valore aggiunto, siccome le energie, le forze del futuro sono tutte riposte nei giovani e negli studenti, ritengo che questa sia veramente un'iniziativa da sostenere e da portare avanti certamente oltre l'ottava edizione, quindi farla continuare a vivere. L'amministrazione comunale, ripeto, certamente sarà vicina al premio Cavaliere e quindi noi vorremmo garantire continuità a questa manifestazione. Signori, perdonatemi per questa mia breve uscita e la prima, ringrazio ancora tutti voi ed auguro buon lavoro agli amici della Pro Loco e a tutti voi. Grazie Sindaco, grazie. Sindaco, noi siamo la Pro Loco, appunto, come si diceva, quindi noi siamo con l'istituzione, quindi saremo sempre presenti, saremo sempre in prima fila come siamo sempre stati. E noi al vostro fianco. Grazie tanto. Nadia, tu non vuoi proprio... Allora, onorevole Salvatore. Esprimo la mia personale gratitudine al Presidente della Pro Loco e al Sindaco di Sant'Agata. Gratitudine dovuta al fatto che vedo che il premio Stefano Cavaliere è voluto dai nipoti dell'illustre parlamentare Dauno, nato a Sant'Agata di Puglia, ha preso piede proprio nella sua città. Una grande città che noi abbiamo sempre considerato il tetto delle Puglie, il grande terrazzo che si affaccia sull'Irpinia, sulla Daunia, che spazia all'orizzonte, anche se talvolta, come è capitato poc'anzi, qualche pioggia, un po' di pioggia, ci fa ritardare per via delle strade che non sono sicure per chi non le conosce, ma per chi le conosce sono strade sicurissime. Ho il piacere di ritornare a parlare di Stefano Cavaliere. Ho visto dei dépliant che ne ampliano ampiamente. Lo abbiamo ricordato altre volte, mi considero un suo personale amico, l'ultimo forse dei suoi amici, perché era partito da poco quando ci siamo salutati, quando incontrò la morte sull'autostrada di ritorno per Roma, dopo aver visitato i suoi familiari e ancora una volta i suoi elettori. Ancorché tardo nell'età, lui andava ancora personalmente, e ne vedo qui alcuni fedelissimi, andava a casa loro per salutarli e per fare gli auguri appunto natalizi. Il Signore ha voluto che lungo la strada incontrasse la morte. Quindi il ricordo è sempre molto vivo, grazie appunto alla nipote e al nipote, alla professoressa e a Leonardo. Grazie veramente a voi, nipote ovviamente, eccetera. Ho avuto il piacere di venire qui con uno di Sant'Agata, l'onorevole Gianni Mongiello, non vi sorprendete, il papà dell'onorevole Mongiello è nato a Sant'Agata di Puglia. Signor Sindaco, mi è venuto subito un'idea, perché non dargli la cittadinanza onoraria all'onorevole Mongiello? Sarebbe una bellissima occasione. Nel ricordo di due parlamentari che hanno fatto storia al Parlamento italiano. Di Stefano abbiamo sentito l'anno scorso, nel ricordo del professore Guastamaglia, l'avvocato Guastimacchio, anche docente, e dell'onorevole Tonio Leone, che è documentatissimo sugli interventi del parlamentare, del nostro parlamentare, ci ha ricordato i passi salienti della sua vita politico-parlamentare. E ho avuto piacere nell'apprendere che gli studenti si sono cimentati proprio su questa materia. Vuol dire che l'insegnamento che ci è stato dato lo scorso anno è stato immediatamente approfondito e fatto proprio. Parlavo di due amici, di due parlamentari. L'ultima volta, quando l'onorevole Gianni Mongiello era sottosegretario, ed è stato più volte sottosegretario di Stato,
mi spiego, con vari governi, lo accompagnai a Genova ed eravamo sotto la campagna elettorale e gli chiesi molto amichevolmente, dico: Gianni, chi saranno i parlamentari? Sicuramente il senatore Stefano Cavalieri, che presentiamo al Senato e sarà sicuramente eletto. Furono eletti lui deputato e Stefano Cavalieri senatore. Ti ricordi, Gianni? Eri a Genova per una conferenza, volesti che ti accompagnassi e venni molto 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 volentieri, anzi parlai attraverso Telefoggia di quella bellissima riunione che hai tenuto nella grande Genova, la grande Genova di allora, per dire la dimensione dei nostri parlamentari, che spesso noi sottovalutiamo. Ci perdiamo un po', come dire, nel caos di natura generale, mentre abbiamo necessità di rivivere anche attraverso i ricordi. E il sindaco mi permetterà un ricordo del papà, con il quale sono stato assessore nella giunta Protano, del presidente Protano. Lui era assessore e io anche. Un ricordo, un figlio d'arte, diciamo, no? Papà è stato veramente grande. Ci siamo incontrati spesso a Foggia, sotto casa, nel tabacchino di Via Matteotti, sì, dove quando ci incontravamo parlavamo anche dei ricordi. Non dobbiamo perdere la memoria. La memoria è importante per ricordare ciò che siamo stati, per considerare ciò che siamo e quello che lasciamo in eredità a coloro che verranno dopo di noi. È bello vedere quindi un giovane, come dire, succedere al proprio papà. È vero che è stato preceduto da un altro figlio d'arte, che è il fratello assessore al comune di Foggia, ma è bello che nelle famiglie, come dire, questo DNA della politica, come dire, possa essere rappresentato e portato avanti. Noi dobbiamo, questo dobbiamo augurare, che chi ha vissuto intensamente già nella famiglia la vita politica possa, sull'esempio dei propri genitori, portare avanti, come dire, la stessa passione politica, perché all'orizzonte soltanto possiamo intravedere una nuova luce che, peraltro, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo già cominciato a vedere. E poiché ho fatto cenno un po' agli ultimi avvenimenti, devo scusare Landella, che è uno dei candidati sindaco della città di Foggia, che è al ballottaggio, e ieri sera, quando sono andato a ricordargli questo avvenimento, ha detto: desidero che porti ardentemente il mio saluto a Sant'Agata di Puglia, però renditi conto, e proprio poc'anzi ho preso impegno per domani sera, che sarebbe questa sera, per il raccordo con altre liste, perché domani pare che sia l'ultimo giorno per quanto riguarda appunto gli apparentamenti del ballottaggio. Io non devo dire altro. Quello che sentivo dire l'ho detto. Mi sono considerato sempre amico di Stefano, soprattutto negli ultimi anni. Peccato, dicevo a lui, che non ci siamo conosciuti prima, perché l'ho conosciuto profondamente quando né io né lui eravamo più parlamentari. E forse ci si incontra sul piano umano in maniera, come dire, molto più cordiale e affettuosa. E c'era veramente dell'affetto. Questo stesso affetto che io ho avuto ed ho per l'onorevole Gianni Mongiello, del quale ho avuto l'onore di essere il suo professore a scuola. Egli ha 15 anni meno, è vero, più o meno sono 15 gli anni di differenza. Io ho un'età ormai avanzata che mi consente appunto questi ricordi. Ho avuto modo di conoscerlo a scuola ed era numero uno. E nella sua vita ha dimostrato sempre di essere numero uno. Fu eletto sindaco di Foggia quando pochi ci credevano. Disse che si sarebbe sposato da sindaco e si è sposato da sindaco. È affettuosamente molto legato a sua moglie, alla famiglia e alla figliuola. Ecco, quando nel DNA, quando si porta il DNA di Sant'Agata di Puglia, come si fa a non essere fedeli alla propria famiglia? Caro Gianni, ti davvero, ti infastidiscono un po' queste cose.
ma il mio affetto io te l'ho sempre dimostrato e te lo dimostro tuttora, e desidero ardentemente che nella tua comunità di Sant'Agata di Puglia tu abbia quel posto d'onore che ti spetta per la tua vita esemplare, per come hai condotto la tua vita politica fin da giovane, per quel ragazzo come dire, che a scuola ha dimostrato di essere un autentico studioso proseguendo gli studi nelle materie più vicine appunto all'orientamento politico, scienze politiche, ma tu sai molto di economia. Io sono un fedele ascoltatore del... Bravo, quindi sono tre lauree, e che dimostra la sua competenza parlando e dialogando anche con i presidenti del Consiglio, quelli passati e quelli attuali, con i ministri dell'economia, quelli passati e quelli attuali, con una grande attualità, come dire, nel suo linguaggio, che dimostra la sua profonda competenza. Sono lieto di averti accompagnato questa sera nella tua città di Sant'Agata di Puglia. Considera una tua città e, come ho avvertito, spero di essere in grado di poterti accompagnare quando ti sarà concessa la cittadinanza onoraria per i meriti che hai avuto. Grazie veramente a tutti. Grazie all'onorevole Salvatore. Volevo anche fare le scuse da parte di Gian Nicola De Leonardis, che doveva essere presente, ma anche lui mi ha chiamato, insomma era impegnato, pare per lo stesso motivo, insomma. Quindi si scusa con tutti quanti voi. L'onorevole Mongiello. Ma io credo di dovere un grazie innanzitutto all'onorevole Vittorio Salvatori. Lui mi chiamò un paio di mesi fa e mi disse di venire a Sant'Agata perché c'era un incontro per ricordare un grande personaggio che non ha un confine né di Sant'Agata né della Capitanata. Questo personaggio era l'onorevole Stefano Cavaliere. Io vi devo dire alcuni fatti che fanno riferimento alla mia sfera personale, familiare. Mio padre era di Sant'Agata di Puglia, i Mongiello vengono da Sant'Agata di Puglia, Stefano Cavaliere era un punto di riferimento per la mia famiglia. E per chi non lo sapesse, Stefano Cavaliere ha studiato a Foggia, a casa De Brita, che era la casa della sorella di mio padre, e lì è stato ospite perché c'era una forte comunione di affetti con la famiglia Cavaliere. Vedete amici, io sono stato candidato nel 1983 per la prima volta alla Camera dei Deputati. E Stefano Cavaliere era candidato al Senato. Eravamo candidati nell'83, io e un altro giovane che era una persona legata a Stefano Cavaliere. Se io dovessi dirvi dove era chi aveva un posto di più fatto di un discreto affetto particolare nel cuore di Stefano Cavaliere, ve lo dico senza superbia, quel posto ce l'avevo io. Lui mi voleva bene perché sapeva quanto io gliene volessi. Vedete, chi mi ha portato alla vita politica, non è vero che io sono stato soltanto uno studente di Vittorio Salvatori. Io sono arrivato alla politica attraverso Vittorio Salvatori. Noi abitavamo nello stesso quartiere, frequentavamo la stessa parrocchia. Io ero un ragazzino e lui era un senior. E posso assicurarvi, posso dirvi con molta serietà, molta
passione, se consentite. Io ho fatto politica tenendo presente quelli che potevano essere insegnamenti precisi, riferimenti precisi. Vittorio Salvatori ha insegnato a me che cosa si doveva fare per essere un buon amministratore comunale. Lui era sindaco e giovane, giovanissimo consigliere comunale. Parliamo di grandi cifre. Se io vi dicessi nel 1971 a Foggia vengono eletti oggi i consiglieri comunali con 200 voti, 300 voti, Vittorio Salvatori prese 13.500 voti e io per la prima volta candidato 3.451 voti. Io ho affrontato l'impegno della politica avendo questo riferimento amministrativo, mai slegato, mai portato a creare una distanza con quel parlamentare che nella casa dei Mongello era un parlamentare non solo vicino, ma era un parlamentare che aveva rapporti di affinità, di sentimenti buoni. Ed io sono cresciuto, sono venuto su a comprendere l'impegno politico attraverso l'onorevole Vincenzo Russo senz'altro, ma attraverso quelli che erano gli interventi sempre puntuali, sempre precisi, nel comitato provinciale, comizi a Foggia, conferenze, convegni, di una persona competente, istruita per bene come Stefano Cavaliere. E io ho avuto da Stefano Cavaliere un'idea precisa che lui avesse avuto dalla politica meno di quanto meritasse. Lui doveva avere di più, ma vivevamo una stagione, quella molto particolare. La Democrazia Cristiana era un mare aperto. Stefano Cavaliere per tante volte meritava di entrare nel governo, ma il suo riferimento, ed era un genovese di nome Taviani, pur impegnandosi più volte, al momento opportuno veniva meno. E questo era il cruccio di Stefano Cavaliere. Ma io posso assicurarvi che la sua serietà, la sua lealtà non venne mai meno, neanche nei confronti di Paolo Emilio Taviani. Io mi sono fatto una domanda. Stefano Cavaliere è andato via nel 2001. La domanda che mi sono fatto oggi, nel 2014, che cosa direbbe Stefano Cavaliere rispetto ad uno scenario che è completamente mutato, ad uno scenario che vede il nostro paese, diciamolo con grande serenità ma con determinazione, e lo dico soprattutto ai giovani, questo è un paese che non ha niente a che vedere con quello che era il paese che vedeva uomini come Stefano Cavaliere, Vincenzo Russo, Vittorio Salvatori e tanti altri. Quello era un paese che dava risposte precise alla gente. Non vi parlo di piena occupazione, ma se un giovane non aveva un lavoro, aveva comunque la certezza che un giorno o l'altro l'avrebbe trovato un posto di lavoro. Quello era un tempo in cui la famiglia, sì, ci potevano stare problemi, ma posso assicurarvi che stava la struttura pubblica pronta a dare risposte precise alla famiglia. Noi viviamo un altro tempo, è un tempo amaro, è un tempo triste, e questo tempo è stato risparmiato ad una figura genuina, spontanea, vera come Stefano Cavaliere, perché oggi Stefano Cavaliere avrebbe
una intima mortificazione per come il paese oggi vive una realtà di sofferenza. Qualcuno ha ritenuto che l'Europa dovesse essere l'approdo giusto per definire una condizione di divisione tra stati ed approdare dove avremmo risolto qualsiasi problema. Non è vero, cari amici, non è vero, caro sindaco di Sant'Agata. Io ho conosciuto il tuo papà ed era un galantuomo, una persona seria, e avevo un rapporto di grande affetto e amicizia con il tuo papà. Non è vero, questo è un momento amaro, è un momento di sofferenza, credetemi. È un momento dove abbiamo un Parlamento, ma se io vi dovessi chiedere che cosa decide questo Parlamento, la mia risposta è niente, niente. Abbiamo un governo del paese che dovrebbe comunque in quegli incontri decidere cosa fare per il paese. Deve sapere che cosa pensa l'Europa e se dobbiamo fare qualcosa che è contro gli interessi del nostro paese. Lo dobbiamo fare perché ce l'ha detto l'Europa. Noi viviamo un momento brutto. Mi dispiace in questo ricordo di Stefano Cavaliere, che deve essere una cosa bella, perché parliamo di un uomo che è stato un grande, grande uomo, un uomo vero, un uomo che si è impegnato in tutta la sua esistenza a dare risposte, ma non soltanto a chi gli dava un voto. La sua porta era aperta sempre a tutti. È finito quel tempo, perché è finito l'impegno politico vero. Oggi assistiamo a qualcuno che in televisione ci dice: se io mi accorgo che nel mio gruppo di parlamentari qualcuno vuole diventare politico, lo mando via. Come se la politica fosse una dannazione, come se la politica fosse un esercizio a delinquere. Allora ve lo dico con molta chiarezza. Io ho fatto il primo presidente di una USL, ho fatto il sindaco di Foggia, 5 volte al governo, a Palazzo Chigi, tante legislature. Io non ho mai avuto un avviso di garanzia, ma sappiate che chi vi viene a dire che l'esercizio della politica è un esercizio brutto, è un esercizio portato alla corruzione, chi vi dice quello è un farabutto. Perché la politica seria, la politica impegnata, l'impegno di persone che stanno sul territorio a sentire quali sono i bisogni della gente, quello è un impegno sacro. Da 20 anni non abbiamo più quell'impegno, cari amici di Sant'Agata, perché la politica del nostro paese non c'è più. Ho detto oggi in una nota politica che da 20 anni abbiamo governi tecnici, perché quando manca la politica, chi presiede, chi sta in una istituzione, non risponde a nessuno, ed è sufficiente vedere qual è la legge elettorale per eleggere un senatore o un deputato. Io qui prendevo anche, caro sindaco, prendevo anche 800 voti, perché avevo grandi, grandi amici a Sant'Agata e mi votavano. Ed io dovevo rispondere del mio impegno alla gente che mi votava. Ma questi che sono eletti in Parlamento, a chi devono rispondere? Devono rispondere a quello che lo mette in lista. E abbiamo un Parlamento, scusatemi, con tutto il rispetto per la struttura pubblica, di nani e ballerine.